Però l'importante in questi casi è non buttarsi giù. Voilà! Buongiorno, eccoci qua, una domenica che per me non è molto normale da sfruttare, ma dato che ieri ci sono state le gare della mia campionessa Siria di atletica, grandi soddisfazioni, non sono potuto uscire di sabato che era una giornata perfetta. Oggi invece ci sarà una circolazione da nord che aumenterà e quindi non dico costretto, ma preferisco uscire dalla Litoranea, quindi scenderò da Lama, così non sia un'uscita che un ingresso agevolati con l'aiuto e comunque senza problemi con i venti da nord che aumenteranno. Vado a vedere posti nuovi che da un po' che non vedo e andiamo alla ricerca dei dentoni, magari arrivano, che ne so. Comunque rimanete con me per quest'altra avventura, ciao! Un altro aspetto positivo dell'entrare in acqua dallo scivolo di Lama è che non mi devo preoccupare di porre in essere tutti quei sistemi di antifurto che sono necessari per il carrello, perché di fatto lì poi lo lascio in una zona controllata, quindi non devo mettere antifurto, la catena e tutto risulta molto più facile e veloce. Siamo subito pronti, velocemente. Buongiorno, buona domenica. Anzi, sarà un venerdì sicuramente. Bentornati sul canale. Dopo una fantastica giornata di sport ieri, dove mia figlia ha partecipato a delle gare regionali con la staffetta, vincendone 2 su 2, davvero grandissima soddisfazione. Per chi è sportivo da sempre, da bambino, vedere anche i propri figli continuare su questa strada è veramente una sensazione impareggiabile. Quasi come se si fosse di prima persona lì coinvolti nel campo, piuttosto che nello stadio, piuttosto che in pedana o da qualsiasi altra parte. Detto questo, ieri comunque la giornata era perfetta, non c'è stato un filo di vento, altissima pressione, però ovviamente con questi impegni poi non sono potuto uscire. E scoprirò oggi, di domenica, dove il vento più tardi comincerà a montare da nord-ovest e quindi di conseguenza preferisco uscire in queste condizioni dalla Litoranea per più di un motivo, sia per le condizioni del mare, sia per il fatto che è più agevole il rientro, che c'è qualcuno che mi aiuta e comunque è ritossato il rientro con i venti da nord. Detto questo, cercherò di vedere qualche punto, qualche spot, qualche risalita dove probabilmente potrebbe essere più facile l'incontro con i dentici, almeno all'inizio, con il sole ancora non eccessivamente alto, per poi dedicarmi al razzolo, alla ricerca come al mio solito. Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti, questo è un buon momento, iscrivetevi prima ancora che inizi l'avventura, rimanete con me e ci vediamo lì allo scivolo di Lama. Vabbè, ciao, ciao ciao. Bene, benzina fatta. E questo è quello che ci aspetta. Litoranea, spianata, venti da nord, nord-ovest. E proviamo a sfruttare questa comunque bella giornata di sole. Vediamo sott'acqua che si dice. Ed ecco qua il mio punto d'ingresso. Beh, è agevole di così. Piccolo spoiler, ho deciso finalmente di cambiare strumento come ecoscandaglio, sono passato un Lorenz ovviamente con la giusta sonda, l'ho applicata e adesso vedremo come andrà. Ci siamo. Certo che soprattutto per me, che sono abituato a fare tutto da solo, in queste condizioni quando ho qualcuno che mi aiuta ad allare la barca, a tirarla su e comunque sono sempre in una zona protetta dai venti da nord, le cose sono davvero molto semplici e comode. Però alla fine ne sono sempre abituato a fare molte delle cose da solo, come per esempio girare la barca e salirci sopra e partire per una nuova avventura. Iniziamo l'avventura.
Oh, eccomi qua, sono già in acqua, molto agevole ovviamente l'ingresso di qua, nord-ovest, ovest per ora, poi girerà da nord. Come vedete qui ho fatto pulizia, ho tolto il vecchio Garmin 400 e adesso farò spazio per il Lorenz ovviamente, ho già messo la sonda, questo è il cavo di collegamento della sonda, poi metterò tutto il resto. Adesso me ne vado, visto che sono già sui punti di pesca praticamente, me ne vado direttamente sulla secca a vedere che cosa succede. Con il mio rammarico vedo che c'è un po' di gente qua sotto con le bombole, probabilmente stanno facendo ricci nonostante sia vietato, te lo dico e qui lo nego, quindi alla fine bisogna vederli dal vivo. Detto questo me ne vado su un primo ciglio per vedere se gira qualche predatore e poi mi regolo di conseguenza. Dai, rimanete con me in questa nuova avventura domenicale. Ciao. Ciao ciao. Eccomi qua, sono arrivato subito sul punto di pesca, inizierò da questo ciglio come ho detto, il vento è destinato ad aumentare un po', però poi girerà dai settori di nord, quindi nessun grosso problema. La visibilità mi sembra buona, ma il litorale anche qui viene una costante. Adesso preparo la plancetta con le varie attrezzature che decido di utilizzare in questo primo posto ed entro in acqua. Rimanete con me. Una bellissima giornata. Ciao. Entrato in acqua, prima di concentrarmi per l'azione di pesca, vado a controllare la sonda per essere sicuro che sia allineata, che sia nella posizione giusta e che sia ben salda. Vabbè, poi nel tempo comincerò anche ad utilizzarla. Tutto a posto e adesso posso dedicarmi alla pesca. Inizio subito con il controllare questo fondale intorno ai 12-15 metri per cercare di capire visibilità, movimento della mangianza e presenza di pesce. Appena posato sul fondo vengo subito raggiunto da un certo numero di saraghi, tra cui anche un bel pizzuto che si avvicina veramente tanto al mio fucile, però alla fine siccome sono qui per altro decido di non sparare per non rovinare la zona. La visibilità è davvero eccezionale e decido quindi di spingermi oltre il ciglio e durante la mia caduta riesco a vedere anche la presenza di qualche corvina che si staglia sulla sabbia. Qui il fondale è abbastanza impegnativo, la sabbia diciamo che è intorno ai 20 metri e con questa muta e con questa zavorra sono esagerato un attimo per questa discesa. Comunque voglio vedere che cosa fa la corvina, cercare di capire se ce ne sono altre e se si va a intanare. Una volta identificata la presenza di questi pesci è sempre bene cercare di capire dove si intanano e se si fermano. Quindi risalgo in superficie per ventilarmi in maniera adeguata e scendo giù per capire se effettivamente la tana mantiene il pesce, ma non vi trovo nulla. Siccome 20 metri con questa attrezzatura sono un po' troppi, soprattutto all'inizio, senza riscaldamento, decido di spostarmi. Spostatomi sul sommo della secca mi rendo però conto della presenza di movimento, c'è tanta mangianza e soprattutto vedo scartare qualche pesce di buone dimensioni. Si tratta di qualche denticiotto che sta cacciando proprio sul sommo, ecco perché decido quindi di impostare questa fase della giornata soprattutto all'aspetto per questi predatori. Ora prestate bene attenzione a quello che accade, che sarà un po' la chiave di volta di tutta la giornata. Sì, perché sono sempre sul sommo della secca, all'aspetto, in attesa che qualche predatore possa arrivare, ma in lontananza intravedo una grossa orata. Sono già a un buon punto della mia apnea e quando vedo il pesce
essendo di grosse dimensioni, decido di tirare l'apnea e quindi faccio ricorso a tutto il mio autocontrollo, il mio training autogeno per cercare di calmarmi e far andare avanti il tempo. Qui sembra quasi che l'orologio si fermi in questi secondi in cui questo pescione decide di avanzare comunque nella mia direzione. Sono concentratissimo, ma qualcosa mi distoglie. Innanzitutto il fatto che stia arrivando dall'alto, il fatto che ci siano dietro di lei altri pesci, dei bei saraghi, e il fatto che con questa bocca continui ad aprire e chiudere quasi come se stesse sorseggiando dell'acqua. Insomma, un po' di elementi di distrazione e il fatto probabilmente che il pesce è molto più grosso di quello che penso e sbaglio. Incredibile, ve lo faccio rivedere perché vale la pena sia per le dimensioni del pesce, la bellezza delle immagini, ma anche per capire bene l'errore. Il tiro probabilmente di qualche millimetro sbagliato, il pesce non si è girato, ma io stavo finendo l'apnea e ho tirato quindi con la sezione minore possibile. Vabbè. Sono davvero incredulo e anche un po' deluso, ma non mi demoralizzo, perché questa è una delle cose che bisogna imparare in questi casi. Se si perde la concentrazione, se ci si demoralizza, si smette di pescare. Quindi, dopo aver accertato la presenza comunque di saraghi in zona, arrivo in un'altra area dove effettivamente girano dei saraghi e qui riesco a fare un tiro alla Guglielmo Tell. Vedete benissimo che questo sarago maggiore offre un tiro a bassa sezione e soprattutto di coda. E quindi, se vogliamo dirla tutta, non è il fucile che ha sbagliato, perché in questa condizione, con un tiro molto più difficile del precedente, sono riuscito a prendere questo bel sarago. E infatti io stesso non riesco a spiegarmi l'errore commesso, ma poi alla fine ci sarà una spiegazione per tutto. Grazie alla buona visibilità intravedo anche questo bel sarago pizzuto che si è fermato un attimo dandomi la possibilità di un buon tiro. Riesco a colpirlo, ma il fatto che l'asta si sia incastrata gli consente di strapparsi. In forte scuotimento da parte del pesce riesce a far lacerare le sue carni e a liberarlo dalla presa. Poco male, riesco a vederlo grazie alla buona visibilità, prendo subito il piranha e lo individuo in un altro nascondiglio dove sarà facile portare a termine la cattura. E adesso l'altra svolta della giornata. Mi trovo in questa zona di basso grotto, posidonia e sabbia. Dall'alto ho intravisto un movimento di corvine. Si trovano intorno alla zona di roccia, ma quando faccio la capriola vedo che alcune si dirigono verso qualche tana, altre invece si dirigono verso la posidonia. Ho capito che la zona può essere interessante, quindi decido di effettuare un primo aspetto per vedere se qualcuno dei pesci che è rimasto vicino al grotto decide di venire verso di me incuriosito. Ma adesso purtroppo succede questo. La batteria comincia ad abbandonarmi. Come potete vedere dalle immagini, continuo con l'azione di caccia per cercare di capire dove quei grossi scenidi che avevo visto si erano andati a ficcare. Ma ogni volta la batteria si interrompe e non ho più alcuna testimonianza di quello che ho fatto in questi minuti. Però ho capito perfettamente la zona e ho capito che il pesce si è spostato da una parte all'altra verso la posidonia. Nel frattempo, in questo caso, la batteria mi concede di riprendere questa cattura di un altro sarago pizzuto che viene bloccato dal piranha, fucile che ho deciso di prendere visto la situazione delle corvine in atto. Ma come potete vedere anche qui la batteria mi abbandona e tra le varie razzolate riesco a prendere anche uno scorfano. Adesso non posso che narrarvi quello che succede. Ho intravisto dall'altro la corvina ferma bloccata nella posidonia. Ovviamente la ripresa non ci sarà, ma sarà un tiro facile dall'alto che bloccherà questo fantastico scenide di quasi 2 kg, il pesce della giornata. Nonostante il posto fosse buono, decido di salire in barca per cambiare la batteria e spostarmi, dando un po' di tregua alla zona, in un'altra area, un po' più fonda. Qui siamo intorno ai 18 metri, altra zona di corvine. Sì, perché quando girano è sempre meglio andare a cercare quelle zone nelle quali si sa che la presenza è più frequente. E quindi faccio questo ragionamento e lo metto in pratica. Sono in una zona dove normalmente dall'alto già si scorgono questi scenidi grazie alla presenza di grotto e sabbia. Nel primo tuffo non ne trovo, ma nel secondo tuffo già dall'alto mi rendo conto della loro presenza in una zona a me nota.
e quindi non mi resta che planare dolcemente tra grotto e sabbia, posizionarmi all'aspetto e aspettare di vedere quale tra questi pesci sia il più grosso e quindi provare un tiro. E questo è quello che succede. Il tiro è perfetto e rapidissimo. Inchioda una corvina che, come noto, è molto rapida nei suoi scatti e la ferma proprio lì con lo scoglio alle spalle. Si tratta di un pesce di buone dimensioni, non enorme come quello preso precedentemente, ma comunque che mi spinge ad andare a controllare il resto della tana per vedere se esistono degli esemplari delle stesse dimensioni o simili. Quindi, cambiato il Fury con il Piranha, decido di andare a controllare dentro questi spacchi di grotto, sperando di trovare un pesce di dimensioni maggiori. E alla fine, però, riesco a trovare un'altra corvina che è simile a questa presa all'aspetto. La prendo e decido di lasciare la zona per evitare di rovinare il posto. Di lì a poco mi viene a trovare il solito Francesco, sempre lui, Francesco Colonna, con il quale scambiamo informazioni, mi fa vedere una bella bianca che ha preso in un altro posto e gli comunico la presenza delle corvine. Aumento un po' la quota e mi sposto di qualche metro per andare a controllare una tana che però normalmente tiene dei sarghi. Vado lì giusto per cambiare un attimo la preda. E però, pur controllando i vari ingressi della tana, non riesco a scovare nessun pinnuto che si sta fermando. Niente, oggi è proprio giornata di corvine, quindi devo spostarmi nuovamente e andare a trovare un altro dei miei posti per vedere se riesco a trovarne altre. Raggiunta con l'imbarcazione quest'altra tana, vado subito a controllare se all'interno ci sono gli scenidi, ma qui non troverò nulla. Quindi deciderò di razzolare un attimo in meno fondale, sempre intorno alla barca, per vedere se magari in maniera fortuita riesco a trovare qualche altro pesce. E questo è quello che succede. Il mare, che all'inizio della giornata mi ha privato di una bella orata, in questo momento mi dà l'occasione per potermi rifare. Dall'alto vedo un pesce che stranamente si blocca in un buco, solamente mettendo la testa a contrasto con gli scogli. Capisco subito che si tratta di un'orata. Normalmente questi pesci si comportano così, quasi come degli struzzi. Una volta che sono impauriti, o si intanano bloccandosi completamente, ma non è normale dalle nostre parti, oppure, vista la malaparata, decidono di nascondersi, come pensano loro, ovvero mettendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Il tiro è facile dall'alto, ma è anche molto preciso e blocca questa bella orata. Certo, non grossa come quella persa, ma sicuramente una bella soddisfazione. La preda che ho perso in mattinata, in maniera un po' più mignon, la ritrovo quasi a fine pescata.
La giornata volge al termine e in teoria sarei anche soddisfatto così, però la curiosità e il fatto che le giornate sono ancora lunghe mi spingono a andare a trovare di nuovo il posto iniziale dove avevo visto tutto quel movimento di corvine e dove la videocamera mi aveva abbandonato. Mi avvicino in maniera circospetta a quella che era la tana che avevo individuato e guardate che cosa vedo. Già dall'alto un bel volo di corvine. Si tratta di pesci di tutto rispetto. Sono probabilmente quelli che in mattinata avevo visto muoversi dalle tane verso la Posidonia. Faccio giusto in tempo per mirare uno dei pesci che secondo me è tra i migliori e bloccarlo con un tiro preciso del Fury 85. Gli altri pesci entrano in tana e so già che avrò l'occasione di poterne prendere diversi. Intanto mi godo questa bella cattura fatta in caduta con un tiro molto preciso, con un pesce di tutto rispetto, e già mi preparo per i prossimi tuffi. Sono convinto di poterne prendere altri e che il mare mi sta ripagando per quello che è successo in mattinata. Ovviamente abbandono il Fury, l'occasione troppo ghiotta per poter andare in tana e controllare la presenza di altre corvine oppure avere la possibilità di sferrare dei tiri da vicino. Controllo prima da questa apertura sulla sinistra per poi spingermi verso questo spacco passante e notare uno spettacolo fantastico. Le corvine sono tutte lì. Non sono sicuro che sia una tana che mantiene il pesce, però in questo momento, oggi, in queste condizioni, i pesci stanno lì, tranquilli. Probabilmente spaventati dal primo tiro e decidono di non spostarsi. Mi daranno più di un'occasione per poter fare delle catture e, siccome non sono proprio sicuro che sia una tana madre, decido di sfruttarla. Vado dall'altra parte dello spacco per cercare di capire qual è la situazione. All'inizio sembra vuoto, però poi, guardando bene, sotto di me c'è un'altra corvina di buone dimensioni e sparo. Sono davvero al settimo cielo. Dopo quella delusione stamattina e dopo la presa di coscienza e forza d'animo che mi hanno comunque spinto a continuare la pescata, sto ricevendo il giusto premio dal mare. Una situazione del genere è davvero molto rara. Continuo a entrare in tana e a vedere i pesci che si trovano lì fermi. Ho la possibilità di scegliere i pesci più grossi e lasciar stare gli altri. In questo caso, in questa zona, vedo pesci di dimensioni normali, ma mi accorgo che nella parte più verso sinistra qualcosa si era mosso. Sposto il fucile e sparo a quest'altra bella corvina che si era nascosta da sola in questo anfratto. Si tratta di un pesce di buone dimensioni. Sono davvero contento. Nonostante la gran quantità di pesce, decido di allontanarmi dalla zona per permettere casomai a qualche altra corvina più grossa di potersi unire alle altre. E nel frattempo noto uno strano movimento dall'alto, più che altro uno strano colore. Si tratta di una grossa seppia che si è fermata nella sabbia. Ne approfitto perché ovviamente questi cefalopodi sono stupendi a tavola. Ed ecco le immagini suggestive che ogni volta faccio a questi fantastici animali che rilasciano il loro inchiostro, che utilizzano per mimetizzarsi, ma che ha un effetto fenomenale con le riprese subacquee. Sempre a distanza da quella zona di corvine, trovo di fronte a me un bel sargo che è uscito da questo spacco. Lo colpisco direttamente sul muso e subito mi fiondo per poterlo bloccare. Non voglio sicuramente strapparlo e perderlo.
Mentre sto salendo, si stacca dalla fiocina, ma lo ha già tra le mani, quindi il fucile scende verso il fondo e sono costretto ad andare a riprenderlo con il sarago tra le mani. Ho posto fine alle sue sofferenze e durante la risalita di recupero del fucile ve lo faccio vedere. Torno sulla zona delle corvine e questa volta però mi sposto di qualche metro per cercare di capire se, oltre a quello spacco, il pesce gira anche nella zona della Posidonia di questa mattina. Faccio per muovermi dalla roccia quando, con la coda dell'occhio a sinistra, noto uno strano movimento. Ho visto una bella coda di una corvina che è entrata in un buco di un grotto bassissimo. Quasi incredulo vado a controllare di che si tratta e, una volta affacciatomi in questo buco insignificante, trovo un grosso corvo all'interno, ma in realtà i corvi sono due. Prendo il primo e ve lo faccio vedere, si tratta di un altro bel pesce. Mentre risalgo, ammiro e faccio ammirare a voi questa bella corvina, sto già pensando alla prossima azione. Ho abbandonato l'idea di tornare sullo spacco iniziale per sfruttare questo buco che, secondo me, in qualche maniera mantiene le corvine più grosse. Infatti, oltre a questa corvina, avevo visto un'altra corvina all'interno, più o meno delle stesse dimensioni. L'azione sarà molto simile a questa precedente, devo soltanto sperare che questo tiro non l'abbia fatta scappare e non me ne sono accorto. Mi avvicino con le stesse modalità all'entrata della tana, so questa volta però che dovrò utilizzare la lampada, quindi illumino con l'intensità crescente per evitare di spaventare eventuali pesci all'interno e mi accorgo che la corvina è lì, ferma, immobile, galleggia, impietrita, probabilmente spaventata dal tiro precedente. Non devo fare altro che mirare per bene e sparare, il piranha farà il resto. Altra bellissima corvina che entra in carniere. Ormai sono al settimo cielo, penso di aver terminato la mia pescata, vado soltanto a controllare quell'altro spacco per rendermi conto se effettivamente è un posto che mantiene nonostante tutto questo trambusto, ma già così posso dire di essere veramente soddisfatto nonostante la delusione iniziale della giornata. E quindi, come detto, vado un'altra volta a controllare quello spacco, giusto per accertarmi della presenza delle altre corvine. Ed effettivamente ne trovo ancora lì dentro. Probabilmente questo è uno spacco davvero valido. Ho sicuramente segnato la posizione sul mio GPS, ovviamente non sparo più qua dentro, ma sicuramente tornerò altre volte per visitarlo. Adesso è arrivato il momento di tornare in barca e porre fine a questa fantastica giornata. Oh, eccoci qua, giornata lunga, ma che figata, ve l'ho detto quando adesso le giornate sono lunghe così, è veramente fantastico passare tutta la giornata in mezzo al mare. Beh, che dire, insomma l'avete visto, quel tiro su quell'orata veramente mi è rimasto qua, mi è rimasto qua. Ma cercherò di spiegarvi che cosa è successo. Probabilmente, come vi ho detto, secondo me ho valutato il pesce male e di conseguenza la distanza male, perché
probabilmente era molto più grosso di quello che avevo valutato, quindi ho sparato troppo presto e comunque ho sparato di muso, non ho aspettato che si girasse, insomma tanti errori che comunque penso durante il resto della pescata, insomma, ho pensato e penso di aver individuato, perché non è mai così banalmente il fucile non spara o l'errore dovuto all'asta, al fucile, agli elastici, no, non è mai così banale, perché poi avete visto che subito dopo quasi ho preso un sarago dall'alto a spiedino, quindi non è una questione di tiro, c'è una questione di testa, perché una cosa è il grilletto, dietro il grilletto c'è il braccio, dietro il braccio c'è la testa che definisce tutto quello che facciamo, quindi alla fine sono scelte e che portano a degli errori. Nel mio caso penso di aver valutato male la dimensione di quell'oratona che era bellissima, grossa, con la bocca che si apriva, era un sacco che non ne vedevo così. Ho tirato pure la panea al massimo per farla avvicinare, ma niente. Però l'importante in questi casi è non buttarsi giù, perché se uno comincia a pensare sempre soltanto a quello, ha finito di pescare, fa meglio ad andarsene. Quindi un po' di training autogeno, calma, è successo, non fa niente, una bella preda persa, non fa niente, ce ne saranno altre. Infatti ho continuato a pescare, mi sono spostato da un posto all'altro, ho avuto la fortuna di intravedere con la coda dell'occhio un movimento di corvine e ho individuato una zona nella quale effettivamente c'erano e come c'erano. E l'altra scelta che ho fatto è stata di spostarmi in un altro posto, prendere altre corvine e tornare nel primo posto dove le avevo individuate. Tra l'altro mi sono segnato anche dei posti buoni, perché effettivamente la tana c'è. Che figata, ragazzi! Dei corvi bellissimi. L'orata che non ho preso la mattina, ne ho presa una, ovviamente molto più piccola, però il mare mi ha ripagato dall'alto sulla schiena in un altro posto, quindi sono più che soddisfatto, più che soddisfatto, con un po' di amaro, che però insomma quando mi rivedrò quel video forse sarà ancora peggio. Comunque la giornata è stata fantastica, ho incontrato anche Francesco che ha preso anche una bella cigna bianca, me l'ha fatta vedere, stava cercando lui le corvine ma non so se le ha trovate. Detto questo, bando alle ciance, vi faccio subito vedere questo carnierone da record. Il mare si è risvegliato, siamo tornati in pesca, ragazzi, e voilà. Ecco qua il corvone, altri bei corvi, corvi un po' più piccoli, dei saraghi ovviamente immancabili, anche l'orata, eccola qua. Ma guardate questo corvo, ragazzi, guardate sta collana di corvi. Allora, vabbè, che dire, veramente molta soddisfazione, begli animali per come sono stati presi. Il corvo più grande purtroppo non ci sarà il video, perché mi sono accorto subito dopo che era finita la batteria, ma fondamentalmente è successo che siccome vedevo che le corvine si spostavano dalla roccia alla posidonia, mi sono messo sulla posidonia a cercare, a un certo punto l'ho vista dall'alto ferma, bloccata. Il tiro è stato praticamente facilissimo, con il quattro punte preso in testa e bloccata, ma che soddisfazione. E sapete cosa? Mi sa che questo pesce lo do al mio macellaio di fiducia, perché effettivamente lui mi tratta bene con dei tagli particolari, ogni volta gli rompo le scatole per avere dei tagli particolari speciali, e quindi adesso glielo porto perché mi tratta bene, quindi per ringraziarlo di questo gli faccio assaggiare un pesce particolare, quindi lui mi fa assaggiare tagli particolari che non tutti vogliono o possono avere, e io gli faccio assaggiare un pesce particolare che non tutti possono avere. Va bene, detto questo, bando alle ciance, voi iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate qui sulla campanella per non perdervi i video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Ah, e c'era pure il seppione. Spero di aver condiviso le mie emozioni con voi attraverso questo video e spero che abbiate apprezzato quello che è successo in questa giornata e gli insegnamenti che ne sono derivati. Se apprezzate questi video, condividete con i vostri amici, mettete mi piace e comunque commentate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché così non perderete i prossimi video, dove riuscirò comunque a rifarmi per le prede perse. Ho fatto questo ragionamento, forse se non vado subito su quei punti per cercare di capire se la situazione è rimasta costante, penserò tutto il tempo a quella situazione e magari non riuscirò a concentrarmi per la ricerca.